Mister Erra, la partita di ritorno si è conclusa come quella di andata, 1-0-0 alla fine, che comunque preme entrambe le squadre. Sì, è stata una partita equilibrata, siamo stati bravi a venire qua a giocare nonostante tante defezioni in attacco con grande personalità. Tra l'altro abbiamo perso anche il portiere nel riscaldamento, quindi si poteva pensare a un qualcosa di negativo, invece la squadra ha mostrato come al solito organizzazione, qualità di gioco. Peccato, perché probabilmente potevamo andare alla conclusione in modo più pericoloso, abbiamo diverse volte sbagliato l'ultimo passaggio, però sul piano del gioco la squadra è venuta a giocare fuori casa, su un campo difficile, contro una buona squadra con grande personalità. L'infortunio occorso al vostro portiere nel riscaldamento ha dato però la possibilità al giovane Nappi di mettersi in mostra e di essere anche l'eroe della domenica, visto il rigore parato. Sì, sono contento per questo ragazzo che lavora sempre con grande impegno e sacrificio, e veramente gli è capitata una bella giornata, perché ha avuto la bravura e la fortuna di parare questo rigore a un giocatore importante come De Rosa. Primo tempo Cavese con diverse occasioni da gol, nella ripresa partita più equilibrata, grosso modo possiamo dire che alla fine il pareggio è il risultato più giusto. Non lo so, ci sono state poche occasioni da una parte e dall'altra, a noi andava bene così, loro lottano per tirarsi fuori dalle zone pericolose della classifica, noi siamo in una posizione di assoluto privilegio viste le contendenti che ci sono in questo torneo, quindi motivo d'orgoglio stare tra le prime. Che Cavese ha visto rispetto alla gara dell'andata? Una Cavese con un seguito importante che può fare la differenza. È normale che quando si parte ad handicap ci si trova nelle parti pericolose della classifica, è sempre difficile risalire, però ci sono 9 partite, penso che abbia l'organico per farcela. Grazie mille, mister. Yeah. Mister, 1-0-0 tirato con una Cavese che poteva trovare il gol del vantaggio nel primo tempo, mentre nella ripresa ci sono state meno occasioni sia da una parte che dall'altra. Ah sì, abbiamo fatto penso una partita al primo tempo perfetta, ci è mancato solo il gol che purtroppo non è arrivato per qualche errore, però nel calcio esiste anche questo, quindi io sono contento della risposta che la squadra ha data, soprattutto nel primo tempo, ma nel secondo tempo forse abbiamo, per forza di cose, abbiamo attaccato un pochettino più in maniera disordinata, perché comunque loro penso che sono venuti a fare una partita molto arroccata, anche se poi vedendo che nel secondo tempo noi siamo stati meno incisivi del primo, loro con qualche contropiede ci hanno dato qualche grattacapo, ma non più di tanto, perché a mio avviso il portiere come tale non ha fatto una parata, quindi loro è normale, è una squadra che è una rivelazione, stanno terzi in classifica e quindi noi siamo la classifica ci dice che loro sono superiori a noi, però in campo io ho visto la mia squadra con un ottimo atteggiamento mentale, fisico, e ripeto, è mancato il gol, che non tutte le partite, fino adesso avevamo sempre segnato almeno un gol, oggi non è arrivato, però va bene così.